Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Conoscete la figlia di Mauro Corona? È una donna bellissima che ha dovuto affrontare una malattia molto grave. Scrittore, opinionista, alpinista e scultore ligneo, Mauro Corona è conosciuto in Italia per le sue arrampicate e i libri bestseller in cui ha raccontato le sue imprese. Molto apprezzato tra gli alpinisti, nella sua carriera ha scalato numerose viti italiane ed estere e ha aperto più di 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti friulane. La sua passione per le scalate e le montagne è nata quando era bambino e seguiva suo padre nelle battute di caccia, nei monti attorno alla contrada di San Rocco. Da piccolo Corona si è appassionato anche alla lettura e alla scrittura, e anche alla scultura lignea, passione trasmessagli da suo nonno intagliatore. Nel 1977 ha iniziato ad attrezzare le falesie di Erto e Casso, rendendole una delle mete più frequentate oggi dagli alpinisti di tutto il mondo. Negli anni successivi ha scalato le montagne del Friuli, poi si è spinto fino in Groenlandia e California per scalare le pareti della Yosemite Valley. La sua attività è diventata talmente conosciuta e apprezzata, e diverse vie di scalata portano la sua firma. Negli anni ha portato avanti anche le altre sue passioni, dedicandosi per diverso tempo alla scultura e migliorando le sue conoscenze tecniche e artistiche. La carriera di scrittore. Nel 1997 un amico giornalista pubblicò alcuni racconti di Mauro Corona su Il Gazzettino, facendolo conoscere ai lettori. Da quel momento Corona ha cominciato a scrivere e pubblicare diversi libri, dedicato per lo più alla vita e alle tradizioni dei paesi della Valle del Vajont. Nei suoi libri Corona racconta del profondo rapporto tra l'uomo e la natura, spesso malinconico. Lo scrittore ha sempre affrontato tematiche legate alle proprie radici e all'incombenza della tecnologia e del progresso che, secondo lui, cambiano il rapporto con la natura ed evolvono sempre più velocemente. La figlia di Mauro Corona si chiama Marianna ed è una bellissima donna di 44 anni. La somiglianza col padre è incredibile, i due sembrano quasi due gocce d'acqua. La donna oggi insegna yoga ed è appassionata dei paesaggi montani, passione ereditata direttamente dal padre. Marianna ha dovuto affrontare una malattia terribile quando aveva 38 anni, la donna ha combattuto contro un cancro al colon che le ha fatto rivalutare la sua intera vita. Fortunatamente le cure hanno avuto effetto ed è sopravvissuta, Marianna ha poi raccontato la sua esperienza nel libro Fiorire tra le rocce. La donna è molto legata al padre e i due si sentono e vedono spesso. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.